Nel primo assaggio di Serie D, in una carriera fatta prevalentemente di Serie C, le sensazioni e le motivazioni che ti hanno portato qui? Ma sicuramente appunto l'accettare una società di Serie D, ma che non l'ha mai fatta, insomma, una società che ha fatto sempre altre categorie, e infatti questo è l'obiettivo con cui riparto questa nuova avventura. Fare bene quest'anno, cercare di salire di categoria e riportare questa società che è molto ambiziosa dove sicuramente merita. Raccontaci che giocatore sei, le tue caratteristiche. Io sono una mezzala a cui piace inserirsi, a cui piace sacrificarsi per la squadra, correre e dare tutto per la maglia. Conosci il mister Alberto Bollini che hai avuto nelle giovanili della Fiorentina, conosci anche diversi tuoi nuovi compagni di squadra. Sì, il mister l'ho avuto nelle giovanili della Fiorentina in primavera, nell'ultimo anno, e poi Loviso, con cui ho condiviso la vittoria l'anno scorso a Cosenza, e anche con Armando Perna, con cui ho passato 6 mesi alla Paganese. Quindi, insomma, sono ragazzi, oltre che giocatori, molto, molto per bene, forti, e quindi sono felice di ritrovarli. Arrivi in una squadra al momento seconda in classifica con l'obiettivo, come hai detto, però di cercare la promozione al primo posto. Che tipo di difficoltà ti aspetti in questa stagione, in questo campionato? Ma le difficoltà che soprattutto che le squadre quando incontrano il Modena cercano di fare la partita della vita, perché insomma è un'occasione anche per loro per mettersi in mostra. Noi dovremmo essere ancora più preparati e bravi a cercare di vincere, e quindi insomma io sono a disposizione da ieri e non vedo l'ora appunto di iniziare questa nuova avventura. Molto bene. Ecco, dopo se ci guardi, fai finta solo di scrivere. Arrivo un attimo, scusa.